la questione 72 affrontiamo la contumelia. Non pensiamo sempre che nel proferire parolacce, insulti, anche in momenti di odio, tutto possa essere così giustificato e giustificabile. Ci sono delle responsabilità, specialmente quando tocchiamo l'onore del nostro prossimo, specialmente quando proferiamo, e poi lo affronteremo nelle questioni successive, la diffamazione, la mormorazione, la derisione, la maledizione. Adesso fermiamoci sulla contumelia e vediamo dal vocabolario come viene definito oggi una grave offesa verbale, un'ingiuria, una villania. Preferisco questo primo articolo fermarmi nel cuore e lasciar perdere le varie argomentazioni, perché penso che il cuore darebbe già una risposta esauriente a tutte le argomentazioni che vorrebbero sostenere il contrario, cioè cosa? Che la contumelia non consista nelle parole, la contumelia consiste nella parola o tutto quello che può riferirsi alla parola. Oggi voi capite che alla parola si riferisce anche un testo di giornale, alla parola può riferirsi un manifesto. Comunque è la parola che gioca un ruolo fondamentale nella contumelia. Le contumelie, come appare nella scrittura, vengono percepite con l'udito. Sentivo le contumelie di molti, quindi la contumelia è fatta di parole più che di fatti. I fatti li abbiamo già considerati e i fatti vengono ripresi anche qui. La contumelia implica il disonore di una persona. Io sto disonorando una persona. E questo disonorare può accadere in due maniere. Con le opere. Vi ricordate quando si viola la persona, i beni, i familiari? Quando la si priva dell'eccellenza che le merita l'onore, ma anche il fatto di trascurare, di non rendere quell'onore in pubblico che la persona merita, di minimizzare o in qualche modo, oggi si dice bypassare, no? Cercare di adombrare, oscurare quello che è la sua eccellenza, l'attributo che di bene che la caratterizza. Questo avviene con le opere, oppure secondo quanto qualcuno porta ciò che è contro l'onore di un altro a conoscenza di un terzo o di altri. E cioè, propriamente, questo modo di porci col nostro prossimo viene definito propriamente contumelia. Ricordatevi, quando qualcuno, tizio, porta ciò che è contro l'onore di un altro, Caio, a conoscenza del terzo di altri. È un adultero, sai, è andato con... ecco. E la contumelia, più che essere una mormorazione, più che essere una calunnia, è un insulto diretto, arrabbiato, violento. Ricordate la definizione? Offesa verbale, ingiuria, villania. Perché se no, se andiamo nel particolare, cadiamo in altre situazioni specifiche che tratteremo nelle questioni successive. Il che avviene attraverso dei segni. Ora, secondo Sant'Agostino, tutti i segni, a confronto delle parole, sono poca cosa. Infatti, tra gli uomini, le parole hanno avuto un primato assoluto
nell'esprimere qualsiasi concetto dell'animo. Ricordate un tempo quando, tanti anni fa, me lo ricordava la mia mamma, si metteva il cappello dell'asino al bimbo e lo si metteva dietro la lavagna. Era un segno, ma è un segno ancora più grave l'insulto, quell'insulto che potrebbe anche mortificare una persona. Vedremo però fino a che punto la mortifica e fino a che punto potrebbe anche essere di richiamo e di estremo mezzo per richiamare uno scapestrato, un ribelle. Quindi, propriamente parlando, la contumelia consiste in parole. Per Sant'Isidoro insegna che uno è chiamato contumelioso perché è veloce e tumido, pieno, nel pronunciare parole ingiuriose. Siccome tuttavia certe cose possono essere significate anche con dei fatti, i quali nella misura in cui significano hanno il valore delle parole, la glossa, a proposito dei contumeliosi superbi di cui parla San Paolo ai Romani, spiega che contumeliosi sono quelli che con le parole o con i fatti arrecano contumelie o ignominie. Con i fatti abbiamo inteso cosa vogliamo dire, no? Oggi ci sono dei termini molto strani che vengono ripetuti a ruota libera, privi di significato, però vengono considerati delle grandi offese. Non so, definire fascista qualcuno, rappresentarlo, e qui sono i fatti, rappresentarlo magari in un murales, no? Nella carta stampata. Capite che qui abbiamo anche i fatti, sotto un certo punto di vista, certe dimostrazioni, certe proteste, laddove si insiste su determinate accuse, specialmente se le accuse non reggono. In ogni modo, la contumelia è questa. Andiamo. Scusatemi, volevo anche mettere in evidenza la risposta che non abbiamo letto alla terza argomentazione, perché ci fa meditare su i molteplici aspetti che potrebbe assumere un insulto, no? Gli insulti, gli improperi sono anch'essi delle parole come la contumelia, insulti improperi, poiché tutte queste cose consistono nel rinfacciare ad altri dei difetti. È brutto, specialmente se la cosa viene in pubblico, per menomarne l'onore. Questo avviene tante volte anche nelle scuole, e vengono presi di mira i più timidi, i più deboli. Con me non è mai capitata una cosa di questo genere, perché gli alunni colpevoli conoscevano già la mia reazione. Era qualcosa che non potevo sopportare. Forse vi ho già raccontato la storia di una bambina. Eravamo in prima media, aveva un naso ad uncino, e tutte le volte che i propri compagni le ricordavano questo difetto, diventava rossa come un peperone. Un giorno io la mandai fuori per farle adempiere una commissione, che era una commissione fasulla. Volevo stare assieme ai suoi compagni per un momento, e la classe gli improperi li sentì da me. E ci fu il silenzio per tutta la mattina. Io non potevo permettere di vedere quella bambina umiliata da degli stupidi. A volte i ragazzini sono più crudeli degli adulti. E tu vedevi che questa diventava piccola, 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 per un difetto fisico, poverina, per un difetto fisico, che gli altri mettevano in evidenza con una cattiveria infinita. Perciò attenzione,
vediamo di difendere i più deboli, è un nostro dovere, poi sarà anche argomento degli articoli successivi. Allora, che cosa si rinfaccia? Beh, si rinfaccia un difetto morale o peccato che viene espresso dalle parole di contumelia. Magari qualcuno ha sbagliato nella propria vita, magari anni prima, ha commesso un errore, è stato un ladro, è stato un adultero, è stato. E c'è qualcuno che glielo ricorda con. Naturalmente parliamo sempre di un insulto, diretto, fatto, di violenza verbale. Poi c'è il difetto del corpo, anche questo viene chiamato vizio, l'esempio di quella bambina, tanto cara, tanto timida. Se uno rinfaccia una persona alla cecità, lancia un insulto, non una contumelia. Sei solo un ciccione, sei solo. Quante volte capita questo, nelle nostre scuole, nei bar, nelle discoteche, poi alla fine le cose finiscono con le coltellate. Talora si rinfa. Ecco, in questo caso parliamo di insulto. Nel primo caso contumelia, vizio, morale, insulto, vizio fisico. Talora si rinfacciano al prossimo difetti attinenti alla sua umile condizione, alla sua indigenza. E questo è un improperio, che propriamente consiste nel ricordare ad altri l'aiuto loro prestato quando erano nel bisogno. Di qui le parole della scrittura siracide: egli darà poco, ma rinfaccerà molto. Io davanti a tutti, no? Ti ha aiutato, no? È capitato anche a me di sentire, che poi normalmente questi improperi, esasperano, esagerano. Se uno effettivamente ha aiutato per 10, dice di aver aiutato per 100, ed è un momento di rabbia, di acredine che vengono fuori magari quando il soggetto ha bevuto anche un po', è alterato, vengono fuori certe parole che sono peggio di lame che trapassano il cuore, specialmente di chi è sensibile. Spesso, tuttavia, questi termini vengono usati l'uno per l'altro. Non è detto che con insulto si intenda necessariamente sempre un vizio fisico, che con contumelia sempre un vizio morale, che con improperio rinfacciare l'umile condizione di qualcun altro. Passiamo al secondo articolo. Si può pensare che la contumelia sia sempre e comunque un peccato mortale? Allora, partiamo subito dal cuore dell'articolo. Nulla all'infuori del peccato mortale merita la pena eterna dell'inferno, ma in Matteo c'è scritto: chi dice al suo fratello pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Perciò l'insulto o contumelia è un peccato mortale. Sì, però anche qui bisogna valutare le intenzioni. E sulla linea di Agostino, Tommaso specifica: nei peccati di parola si deve considerare specialmente con quale disposizione d'animo uno li esprime. Le intenzioni, disposizione d'animo sono intenzioni. Se l'intenzione di chi lo esprime è quella di distruggere con le parole l'onore di una persona, allora sia propriamente, direttamente un insulto, una contumelia, e questo è un peccato mortale non meno del furto, della rapina. Una persona infatti ama il proprio onore non meno dei suoi beni materiali. Guardate che oggi, anche se molto spesso la contumelia e l'insulto lo si fa in modo democratico, con giri di parole, con allusioni, con formule che sono democratiche, però sono all'ordine del giorno. C'è chi viene distrutto nell'onore. Bisognerebbe fare molta attenzione, perché l'onore di una persona è sacro, ed è sacro né più né meno come la vita, né più né meno come la proprietà, forse ancora di più di una proprietà. È chiaro che lì, se si ha proprio l'intenzione di distruggere qualcuno, è evidente che abbiamo il peccato mortale.
Però l'esempio che avevo fatto io è già un esempio che si rifà alla frode, ad una organizzazione ben definita nel voler togliere a qualcun altro l'onore. Qui abbiamo e ripetiamo il concetto di base, che è questo: stiamo valutando la contumelia, che è un insulto, espressione di un momento, e vedremo poi nello specifico nel quarto articolo, di un momento di ira, di rabbia, e direttamente espressione di ira, di rabbia, anche se possono essere presenti anche altri vizi. Se invece uno dice parole di insulto, di contumelia, senza l'intenzione di disonorare il prossimo, ma per correggere o per altre cose del genere, allora egli dice una contumelia non formalmente e propriamente, bensì per accidens, cioè in quanto usa un'espressione che potrebbe essere un insulto o contumelia, potrebbe essere, per cui in certi casi questo fatto può dar luogo a un peccato veniale e in altri nessun peccato. Io purtroppo ho conosciuto un mio collega che usava continuamente delle parole pesanti e volgari nei confronti dei suoi alunni, poi venne anche valutato da un'ispezione che si rese necessaria. Però a volte, senza esagerare, senza passare in una abitudine che non potrebbe essere assolutamente giustificata, una parola di fronte al bambino sfrontato, maleducato, che non ha mai ricevuto un minimo di regole da parte dei propri genitori, può essere utile. Non venitemi a dire no, non si può, questa... fate come vi pare, continuate a educare dei figli e dei bambini e dei ragazzi che poi utilizzano il coltello, cercano la droga e a 18 anni vengono arrestati, non ci sono altre possibilità. È evidente che né la violenza né l'insulto deve essere uno strumento di uso regolare, perché poi alla fine invece di essere uno strumento di correzione diventa l'espressione di un insegnante, di un genitore, di un soggetto malato, anche perché queste parole molto spesso volano più che nella scuola, in famiglia, quando i genitori, o per un'esasperazione tra moglie e marito, o per un'esasperazione sul lavoro, o per questioni di qualsiasi altro genere, ecco che escono con certi vocaboli che sono offensivi innanzitutto nei loro confronti, quindi un cattivo esempio, ma che ricadono spesso anche sui figli senza una giustificazione adeguata. Però, giustamente, in questi casi occorre discrezione, in modo da fare uso di queste parole con moderazione. Non devono diventare una routine. E allora uno potrebbe peccare mortalmente, anche senza l'intenzione di disonorare una persona, se invece percorresse un'altra strada. Ed è un po' la strada che percorreva quel mio collega, abituato all'improperio continuo e pesante, anche volgare, nei confronti dei propri alunni. Ma lì c'è purtroppo qualche cosa che non funziona a livello personale, perché abbiamo delle crisi proprio esistenziali sfociano poi in questa rabbia inconsulta contro tutto e contro tutti, e lì allora abbiamo la necessità di far intervenire qualcuno che possa in qualche modo regolare, portare equilibrio nella persona. Forse in questo caso non abbiamo neanche il peccato, abbiamo uno sfogo di rabbia, uno sfogo che è espressione di qualche cosa, che è meglio che ci sia lo sfogo dell'insulto piuttosto che uno sfogo che possa poi esplicitarsi in violenze, in uccisioni, in ferimenti, in violenze varie, come noi leggiamo continuamente sui giornali. Sono cose delicate queste, capite? Però ci sono delle argomentazioni interessanti. Infatti c'è scritto: ma l'insultare è l'atto di una virtù, cioè dell'eutra
eutrapalia, l'eutrapelia, alla quale secondo Aristotele spetta il saper bene insultare. E chiaramente è qualcosa di molto strano, perché il saper bene insultare, diciamo, insultare è già, sembra quasi un ossimoro. Come faccio a insultare bene? L'insulto è qualcosa di negativo. Io non userei il verbo insultare, userei magari l'apostrofare. Vi ricordate che abbiamo fatto l'eutrapelia, il giusto mezzo tra buffoneria e rozzezza. Alcuni la definiscono arguzia, l'ironia. Vediamo di chiarirla, la cosa. Rientra nella virtù del, non riesco a pronunciare mai, non so perché, eutrapelia, il dire qualche leggero insulto, ma l'insulto non mi piace questa parola, qualche battuta io direi, no? Non per disonorare o contristare la persona colpita, ma per ricreazione, per gioco. È quello che io sempre feci con i miei alunni, ma non insultarli, ma non sono mai permesso di insultarli. Qualche battuta che detta seriamente in un momento di rabbia potrebbe sembrare un insulto, ma detto così col sorriso, suscitava l'ilarità della classe, rompeva un po' la quotidiana routine. Però attenzione, attenzione, e giustamente Tommaso dice: se però uno non teme di contristare chi è oggetto di tali contumelie giocose pur di far ridere gli altri, allora sia un atto peccaminoso, come nota lo stesso Aristotele. C'erano, ma sono stati rarissimi, forse li posso contare con le dita di una sola mano, degli alunni che si offendevano. Non si poteva permettersi con loro delle battute. Allora la persona educata, che può essere l'insegnante, che può essere l'allenatore, che può essere il prete, mi ricordo che c'era un sacerdote che scherzava sempre, che può essere anche, può essere una persona che si permette di scherzare con certe battute limite, che non definirei insulti, no? Ebbene, in questi casi bisogna fermarsi. Cioè, io non posso continuare, per suscitare ilarità nel pubblico, non posso continuare a colpire una persona che chiaramente noi vediamo che si offende, cioè prende la nostra battuta, la nostra arguzia come un'offesa. E lì è questione, cari amici, di prudenza. Abbiamo detto che l'eutrapelia è una virtù, ho capito che è una virtù, perché suscita gioia, sorriso, dei sorrisi puliti, non necessariamente delle volgarità, però se la prudenza utilizza degli strumenti che non sono adeguati in riferimento ad esempio a una persona che facilmente si adombra, deve fermarsi. E qui è questione di prudenza, di carità, amore, per appunto conseguire una virtù. Non basta avere in mente, io ho quell'obiettivo, voglio suscitare il riso, voglio, sì, un momento, ma a prezzo di chi? Mortificando un tuo fratello? Fermati, lasciamo perdere la ricreazione del gioco piuttosto. Lo strumento non è adatto. Andiamo alla seconda argomentazione. Il peccato mortale non si riscontra nei perfetti. L'apostolo, per esempio, dice ai Galati: o stolti Galati. E il Signore esclama: o stolti e tardi di cuore nel credere. Ma questi qua sono chiari segni di una espressione non tanto tenera. Quindi l'insulto o contumelia non è un peccato mortale. Sì, l'abbiamo detto, quando si vuole riprendere. Perché a volte si deve riprendere chi con altri sistemi non sente e sordo da quell'orecchio. Come è lecito percuotere
privare di qualcosa il prossimo per correggerlo. Guai oggi non è assolutamente. Attenzione che quando si esclude a priori qualsiasi intervento di un certo genere siamo nell'errore. Così per lo stesso motivo gli si possono rivolgere parole ingiuriose. L'ha fatto Paolo, l'ha fatto Cristo. Tuttavia, come nota Agostino, si devono usare rimproveri raramente per gravi motivi e non con l'intenzione di imporci, ma per l'amore di Dio. Io sto utilizzando queste parole davanti a tutti non per offendere, non per imporre la mia condizione di superiorità, non per vanagloria, ma per amore. E allora l'amore rivela che cosa? Ma quella carità di cui sono partecipe, e in quella carità che richiama alla carità il fratello, il sottoposto, noi onoriamo Dio. Articolo 3. Ma di fronte agli insulti dobbiamo reagire o no? Sembra che uno non sia tenuto a sopportare gli insulti che riceve, dipende. Anche qui dipende da che, quali sono effettivamente le nostre intenzioni. La prima argomentazione dice: chi sopporta l'insulto che riceve incoraggia l'ardire di chi insulta. Io sto zitto e l'altro continua e nessuno lo fa tacere. E questo ardire diventa sempre più provocatorio. Potrebbe forse ad un certo punto scontrarsi con qualcuno che gli rompe le corna. Forse sarebbe meglio rispondere per farlo stare al suo posto. Si è tenuti a reprimere l'audacia di chi insulta, ma siamo sempre lì. La prudenza, con moderazione. Perché se lui urla a 10 e io mi metto ad urlare a 20, non c'è moderazione, anzi, se io passo a 20, quell'altro passa a 30, e poi io passo a 40 e poi si arriva alle mani. Cioè, per compiere un dovere di carità e non per la brama del prestigio personale, mi ha offeso, io a questo punto lo devo schiacciare. Stai al tuo posto. Guardate, i proverbi ci fanno riflettere, anche se non vengono più spiegati, considerati, non sono più oggetto di riflessione in chiesa. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, non devi utilizzare il suo stesso metodo per non divenire anche tu simile a lui. Fermare in qualche modo l'audacia, io direi che non è soltanto un diritto, ma è un dovere, proprio per far stare a posto qualcuno che poi, per quella strada, a un certo punto potrebbe finire male. Ma con moderazione. Se io divento, nella risposta, stolto come lui, allora è lui che ha convertito me, non sono io che ho converto lui. Certo, non è facile, perché quando ci sono certi insulti, figlio di, c'è chi si sente evidentemente ribollire il sangue. Questa è la virtù della prudenza. C'è chi la coltiva e c'è chi invece preferisce dare un pugno sul naso a chi si presenta con certe uscite. I proverbi ci dicono: non metterti sullo suo stesso piano, non usare le sue stesse parole, se no diventi stolto come lui. Seconda argomentazione. Un uomo è tenuto ad amare se stesso più degli altri. Vi ricordate? Prima di tutto Dio, poi noi, poi gli altri. Infatti il comandamento è: ama il prossimo tuo come te stesso. Prima devo amare me stesso. Ora uno non deve sopportare l'insulto fatto ad altri. Se troviamo Tizio che insulta Caio Sempronio ingiustamente, con violenza, noi con moderazione dobbiamo intervenire.
poiché sta scritto nei proverbi, chi impone il silenzio allo stolto acquieta l'ira. Ma allora, se io devo intervenire con moderazione contro chi insulta un terzo, a maggior ragione, dovrei rispondere all'insulto quando l'insulto è rivolto a me. Risposta di Tommaso. Nel reagire alle contumelie subite da altri non c'è da temere la brama del prestigio personale fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Come nel reagire a quelle rivolte contro di noi. San Tommaso mette in evidenza una cosa. Quando noi difendiamo qualcuno insultato ingiustamente, beh, lì non c'è in gioco il nostro onore. Quando invece difendiamo noi stessi è perché c'è in gioco il nostro onore. Allora, nel secondo caso potrebbe essere un atto di vanagloria, un atto, ma che ne so, di ira. Lo vedremo in seguito quali sono i vizi che possono intervenire. Io sono dell'idea che anche intervenendo nella difesa di qualcun altro ci si potrebbe sentire il Robin Hood di turno. Quindi, sempre e comunque, per evitare di debordare poi e di finire noi nell'errore, bisognerebbe sempre contare fino a 10 prima di intervenire e poi intervenire come grano salis. Non è facile, perché di fronte a certe provocazioni la reazione diventa più che naturale. 3. Ebrei 10:30. A nessuno è permesso di vendicarsi, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Ma non reagendo agli insulti, uno si vendica, poiché secondo Crisostomo, se vuoi vendicarti, taci e gli avrai inferto una piaga mortale. Quindi uno non deve sopportare in silenzio le parole oltraggiose, ma piuttosto rispondere. Qui, anche se c'è qualcuno che mi dice che Tommaso non fa psicologia, ma cari miei, altro che psicologia. Allora, vediamo di capirci. Se uno è saldo di nervi e sa di avere a che fare con qualcuno che invece è completamente sbalestrato, no? Sa perfettamente che di fronte ad uno sfogo bestiale il tacere potrebbe addirittura fomentare ulteriormente la rabbia di chi insulta. Allora l'argomentazione dice: tacendo quasi ti vendichi, secondo il pensiero di Crisostomo, quindi è meglio rispondere adeguatamente all'insulto. Vediamo Tommaso cosa ci dice. Se uno tacesse, siamo sempre sul piano dell'intenzione. Bisogna vedere qual è la mia intenzione. Se taccio per umiltà, per far sì che questo scontro non diventi pericoloso, si arrivi proprio a quei confronti che sono bestiali, no? Dei caproni che si incordano a vicenda. Insomma, se uno tacesse col proposito di provocare in tal modo l'ira di chi lo insulta, beh, si avrebbe una vendetta. Se invece uno tace, la vendetta non è assolutamente giustificata. Se invece uno tace volendo lasciar fare all'ira divina, Romani 12:9, allora si è un atto lodevole. Da qui le parole di Siracide: non litigare con un uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco. Certuni bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo, perché è inutile, da quell'orecchio non ci sentono. Tu puoi proporre qualsiasi spiegazione, qualsiasi ragionamento, qualsiasi alternativa al buonsenso, non ci sentono, sono sordi. Addirittura io tante volte mi chiedo: ma sono libere queste persone? Sono consapevoli di quello che fanno? Sono in peccato?
Ricordiamoci le parole del Siracide: non litigare con l'uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco. Concludiamo con la parte centrale. Il salmista ha scritto: tende lacci chi attenta alla mia vita, e aggiunge: ma io, come un sordo, non ascolto, e come un muto non apro la bocca. Ecco, così si dovrebbe agire nella maggior parte dei casi. Io vi assicuro che non ci riesco proprio. Vediamo, risponde, o che cosa ci dice Tommaso. Ora, l'obbligo di sopportare le azioni ingiuriose è da considerarsi quale predisposizione dell'animo. Non è detto che uno debba necessariamente tacere di fronte all'insulto, però predisponiamoci a essere adeguatamente e moderatamente saggi, non una saggezza che sembra una saggezza sovrumana, una saggezza umana, equilibrata. Come dice Sant'Agostino, spiegando quel precetto del Signore: se uno ti percuote su una guardia, porgigli anche l'altra. Cioè, nel senso che uno deve essere disposto a farlo se è necessario, ma nessuno è tenuto a farlo sempre nella realtà, perché neppure il Signore lo fece. Per esempio, quando, dopo aver ricevuto uno schiaffo, disse: perché mi percuoti? Ma in certi casi è necessario respingere l'ingiuria, e specialmente per due motivi. Attenzione, che è importante. Primo, per il bene di chi insulta, cioè per reprimere l'audacia, ossia perché non osi ripetere tali atti. Quando di fronte all'insulto c'è chi sa rispondere adeguatamente, non con un altro insulto, ma mettendo in evidenza la stupidità e l'ignoranza di chi si permette di porsi nei confronti di un altro con la violenza delle parole, è riuscito in qualche modo a cambiare qualcosa in quello e in chi lo ascolta, perché chi lo ascolta comprende quanto quelle parole ingiuriose non abbiano nessun significato, non abbiano alcun valore di fronte ad una risposta onesta, moderata e anche in un certo senso una risposta che sia adeguata all'insulto. Risponde allo stolto secondo la sua stoltezza, perché egli non si creda saggio. Metti in evidenza la sua stoltezza, e mettendo in evidenza la sua stoltezza, almeno chi è presente a un certo punto si renda conto che quegli insulti non hanno nessun significato. Quegli insulti probabilmente dovevano ricadere su chi li ha pronunciati. Secondo, per il bene di altre persone che potrebbe venire compromesso dagli insulti fatti a noi. Per cui San Gregorio insegna: coloro la cui vita deve servire d'esempio, se possono, devono far tacere i loro detrattori, affinché coloro che possono ascoltare la loro predicazione non ne siano distolti, rimanendo così nei loro vizi, senza curarsi di vivere onestamente. Io mi sono trovato, non voglio andare però nei particolari, perché qualcuno potrebbe capire a chi faccio riferimento, dei pettegolezzi, ma anche degli insulti aperti, a parte che lì siamo più vicino al pettegolezzo, alla calunnia, che poi tratteremo in un secondo momento. E l'interessato mai una risposta, per cui quelle parole si sono un po' portate in tutta la cittadinanza e tutti credono quello che assolutamente non è vero. Bisogna, specialmente chi ha una responsabilità e è di esempio, di fronte a certi insulti deve rispondere con moderazione, perché chi tace consente. Quindi vedete che tutto dipende dall'intenzione, dipende da chi abbiamo davanti, dipende da chi ci può ascoltare, dipende dal ruolo che noi occupiamo, dipende
dal fatto se stiamo reagendo per amor proprio, per vanagloria, per superbia, o se lo facciamo per reprimere l'audacia, per dare un buon esempio. A queste cose può rispondere solamente la nostra coscienza. È chiaro che la contumelia, queste parole che noi definiamo insulti, ci attaccano, non siamo noi a cercarle. Però dobbiamo anche essere in grado, nella condizione, di saperli gestire. Poi, naturalmente, tutto viene consegnato al Signore con le nostre buone intenzioni. Articolo 4. Possono gli insulti essere considerati come una diretta conseguenza dell'ira? Le argomentazioni vorrebbero vedere nell'insulto la conseguenza della superbia. Nei proverbi c'è scritto: dove c'è la superbia, là c'è l'insulto. Oppure, sempre nei proverbi, tutti gli stolti si mischiano nelle contumelie. La contumelia a questo punto sembra l'effetto dell'ignoranza e della stoltezza. Poi ho saltato alla terza argomentazione, laddove sembra che l'insulto sia invece l'effetto dell'odio, vedete, per odio. Vediamo il pensiero di Tommaso. Gregorio insegna che gli insulti derivano dall'ira, ma se voi ci pensate un momentino, l'ira è il momento in cui qualcuno non si trattiene più, allora vengono fuori delle parole più grosse di quelle che mai uno avrebbe detto. È proprio così. E queste parole vengono sputate in faccia al nostro prossimo con una violenza incredibile. Molto spesso uno non penserebbe mai che da una certa persona fossero mai potute uscire certe parole ingiuriose. E l'ira che non ci permette più di ragionare. Poi ci possono anche essere delle concause, ma è l'ira quella che suscita l'insulto, che non è tutti quegli altri aspetti che abbiamo letto all'inizio della questione. Un peccato, anche se può nascere da cause molteplici, principalmente si dice che deriva da quella causa che ordinariamente lo produce con maggiore frequenza. Ora, l'insulto contumelia ha una stretta connessione col fine dell'ira, che è la vendetta. E a chi è adirato, nessuna vendetta si presenta più facile dell'insulto. Perciò l'insulto nasce soprattutto dall'ira. Non so se è sufficientemente chiaro. Chi insulta con una certa rabbia lo fa perché vorrebbe vendicarsi. Se potesse, taglierebbe la testa a chi ha davanti, ma non lo può fare. E allora si sfoga parole. E le parole, abbiamo detto, sono le più terribili che uno potrebbe in qualche modo proferire contro qualcuno in un determinato momento della sua esistenza. È una vendetta facile, a portata di mano. Poi è anche vero che l'insulto potrebbe essere, come concausa, effetto della superbia. Il mio prestigio è stato in qualche modo messo in dubbio, non sono stato sufficientemente considerato. Ecco che si matura la rabbia, l'ira, il desiderio di vendetta, e perciò la superbia qui cammina a braccetto con l'ira. Sono
Lo stesso filosofo dice che l'ira non ascolta perfettamente la ragione, molto spesso gli ignoranti, coloro che mancano di razionalità, cercano la vendetta immediata contro coloro magari che hanno proferito o si sono comportati in modo retto, magari cercando di aiutare proprio i primi. Ma i primi, non avendo capito proprio niente, maturano nel loro cuore la vendetta che porta all'ira, una vendetta però che è in concausa con l'ignoranza. E ancora il filosofo dice: l'adirato cerca di far conoscere la sua vendetta, mentre chi odia non se ne cura. Perché nella terza argomentazione si voleva far vedere l'odio come la causa dell'insulto, ma l'odio è più sottile, medita, considera, cerca magari con la frode la vendetta, però anche l'odio potrebbe essere una causa concomitante, infatti si conclude, perciò l'insulto che implica un'ingiuria aperta appartiene più all'ira che all'odio, non viene escluso l'odio, c'è questo più, appartiene più all'ira che all'odio. Quindi abbiamo visto che l'insulto è indubbiamente espressione dell'ira, che viene gestita da un desiderio di vendetta immediato, però come con causa, beh, ci può essere la superbia, ci può essere l'ignoranza, ci può essere l'odio.